Signori miei cari, ben ritrovati in nuovo episodio di Assassin's Creed Mirage. Guardate in che modo coatto mi verrebbe a dire, lo cominciamo. Intanto con un nuovo colore di tessuto che ho messo, una roba un po' più consona al videogame che stiamo giocando, notte amarrata come l'altro episodio. Siamo nel nuovo studio, mi pare che si chiami, sia il nome giusto, degli assassini. Un nuovo quartiere, eccolo qui, di Sharqiyah. Nuovo quartiere di Baghdad che ancora non avevamo esplorato, ma che ho pensato io un po' di esplorare in vostra assenza e soprattutto questa volta sì, veramente abbiamo i frammenti necessari per prendere il primo pezzo di quell'armatura, arma segreta, Devono adesso morire sarebbe da per capire. questo. Intanto Tutti ascoltiamo. quanti. È ora di combattere. Comprendo la tua rabbia, Lee, ma non puoi vincere una guerra. Basim, bene, tu ci servi. I mercenari hanno catturato dei ribelli e li hanno giustiziati nella piazza. E il tuo Rafik mi dice di nascondermi come un topo mentre i miei uomini muoiono. Dobbiamo almeno provvedere a riportare i morti alle famiglie. Temi sempre di affrontare quei diavoli, vesci. Il mio unico timore è di diventare come loro. Qui ci deve essere sotto qualcosa. Il califfo non vuole una guerra. Questa è opera dell'ordine. Allora troverò i responsabili e li ammazzerò come dei cani. Sarà l'ordine a trovarti, invece. È probabile che stiano già cercando te e Beshi. Vi conoscono bene ormai. Basim, quanto a te. Ali, troverò i colpevoli e li ucciderò tutti quanti. Hai la mia parola. Basim ha ragione. Ci penserà lui. E quando i responsabili saranno morti, ti prenderai il merito. Vabbè, che cafonata, comunque, cioè. Molto bene. Per tutti sarò stato io. Ora tornerò a Giargiaraia, ma non attenderò a lungo. Ci incontreremo alla porta, Basim. E io mi assicurerò che le famiglie possano dare degna sepoltura ai corpi. Poteva andare molto peggio. Credete che questa sia opera dell'ordine? Sì. Come sai, Sharqiyah è sotto il controllo di mercenari dell'Anatolia, pagati dal califfo, che a sua volta è un fantoccio dell'ordine. Secondo le mie spie, anche un comandante di mercenari fa parte dell'ordine. Ditemi chi è, e lo troverò. Dobbiamo essere cauti. Sharqiyah è sull'orlo del caos. I ribelli sono armati e sempre più numerosi. Potrebbero lanciare un attacco. Potrebbe scatenarsi una guerra in grado di minacciare persino Alamut. Che cosa consigliate, Fulad? Vai con Ali ed esplora Giargiaraia. Trova qualcuno che sappia qualcosa. Basim. Sii rapido. Stiamo rischiando grosso. Agirò nell'ombra per servire la luce, caro mio. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Ah, un punto talento. Io, come detto, li ho messi nell'abilità dell'Aquila. Quei due che avevo. Ci hanno dato un altro. Vabbè, non me ne faccio molto. Come non credo potrò fare molto con lui al momento. Pensavo apparisse qualcosa riguardo alle indagini. Vediamo un po'. Eccoci qua. Eccoci qua. Vedete che stiamo aprendo la seconda, anzi terza in realtà. Dopo queste due qui a sinistra, terza tela di indizi di personaggi e membri dell'ordine che poi ci dovrebbero portare a Al-Bamut, la guida dell'ordine, il grande capo. Parla con Lina lì alla porta. Ok, dov'è la porta? Ostia boia, da tutt'altra parte, nella parte un po' inesplorata della città, diciamo. Va bene, dai, andiamoci. Sono praticamente arrivato, devo solo passare questo momento qui, ma in realtà lui non dovrebbe neanche vedermi perché sono un po' rincoglioniti, quindi noi facciamo un mini salto della fede qui e siamo arrivati, sereni. Olè, è stato più easy del previsto, devo dire la verità. Ok, cosa avrà da dirci a Lee? Perché, oh, non serviva appendersi qui, vabbè, ascoltiamo. Ali, sei pronto? Dobbiamo andare. Ah, sono pronto, Andiamo. andiamo. Dobbiamo andare a Giargiaraia.
Ah, ok, ho inteso che Jar Jar Aya fosse un... come dire, un posto sì, ma non una cittadina fuori da Baghdad. Vabbè. Portate armi che non volete farmi usare. Poi mi date il merito delle vostre vittorie. La guerra sarebbe un male, specialmente per voi. È la tua maestra a dirlo. Ok. Non ti dà noia che le persone a cui obbedisci siano le stesse che dettano le regole a cui obbedire? Non vogliono controllarmi. Io sono libero e combatto per la libertà altrui. Non fai altro che il volere degli occulti. È uno strano tipo di libertà. Gli occulti sono la mia famiglia. Non ci sono contraddizioni. Se lo dici tu. È come se tutti i personaggi che incontriamo... Rispondevo solo a me stesso. Ma non ero libero. Ora che sono gli altri a dirti chi sei, ti senti più libero. Tu non puoi capire. Ti capisco meglio di te. Interessantissimo questo dialogo. Dicevo, è come se tutti i personaggi che stiamo incontrando lungo il gioco cercassero di mettere in dubbio la nostra fede negli occulti, negli assassini. E non solo cercassero di mettere... C'è qualcun altro? E non solo cercano di metterle in difficoltà, eccoci qua, ma trovano dei difetti che hanno molto senso. Sei tornato! Sia lode ad Allah! Ah, addirittura così acclamato Ali, qui va bene. È interessante sta cosa. È interessante anche sapendo un po' la storia di Valhalla, no? Se sei così libero, perché sei tanto combattuto? Che intendi dire? Non lo sono affatto. Nei tuoi pensieri leggo un conflitto con le tue emozioni. Per trovare la verità devi prima essere sincero con te stesso. Nessuno può leggere nei pensieri altrui. Normalmente no. Però guardami, io non ho padroni a cui obbedire né regole da seguire. Io sono libero. Vedi, cioè, hanno anche senso questi discorsi qui. Poi dipende come vengono applicati. Però no, non so neanche quanto dirvi. Dipende se avete giocato o non avete giocato. Se sapete la storia di Valhalla. Perché io taccio per sicurezza, per evitarmi A, io di rovinarmi la storia, B, di rovinarla a voi e di fare spoiler che magari sono inutili. Voglio fare un giro prima che Beshi arrivi a Jar Jar Aya con i corpi. Una buona idea. La gente di qui è già furiosa e sarà ancora peggio dopo le sepolture. C'è una sala da tè qui dove si parla molto. Potresti scoprire chi sta uccidendo i nostri uomini. E tu cosa farai? Mi occuperò di altre ricerche. Torna qui quando avrai scoperto qualcosa. Va bene, la solita missioncina easy. C'è anche un frammento lì che se è comodo da prendere potremmo prenderlo. Scusatemi, ma sulla mappa io dove sono esattamente? Ah, da tutt'altra parte rispetto alla grotta. Ok, siamo andati qui. Ok. Udite, cittadini. Vi ho sentito parlare di alcuni schiavi scomparsi. Cosa? E tu chi sei? Non osare rivolgerti a me, vattene. No, dai, l'ho usato per un forziere, ma non ci posso credere. Oh, santo Dio, non ci posso credere, mi serve un dono. Che cazzo è un dono adesso? Andate a stabilirvi nella nostra città. Sorvegliare la porta di basso. Forse parlerà se lo aiuto a riprendersi. Hai finito di bere. Ma chi è? Butto in acqua. Basta, sto meglio. Rischioso ubriacarsi in una sala da tè. Potevano arrestarti. Ho avuto molte sventure di recente. Hai detto che i tuoi schiavi se ne sono andati. Ah sì? Non mi ricordo. Non sono fuggiti, sono scomparsi. Le persone non scompaiono. Queste sì. La notte scorsa due dei miei non sono tornati dai campi. Nessuno ha visto niente.
Sono spariti nel nulla. Puff! Così hai pensato bene di ubriacarti in una sala da tè? Beh, sì. Ah, la mia testa. Senti, non dirlo a nessuno. Io devo andare a casa a dormire. Ok. Ah, sì. Nuovo caso. Ah. Sì, però... Questo, ok, ha aumentato la barra, ma io come dovrebbe aiutarmi sta cosa? Lasciatelo andare! Sarà la legge a occuparsi di lui! Oh, intanto prendo tutto qua io. Nessun vero estimatore potrebbe rifiutare questo tè. Il califfo ti esorta a consultare la nuova opera di Shaykh al-Razi. Scusatemi panetto ancora. Di te. Cosa dicevate di quegli schiavi? Vattene, ho detto. Vuoi forse che chiami le guardie? Dai, è la quarta volta che mi ci sta cazzata, dai. Voi avete certo gusti raffinati. Sono disposto a lasciarvi questo tè, ma vorrei mi concedeste un momento. Ti avevo... Un momento. Tè? Hai detto? D'accordo. Ma fa presto, non voglio che mi vedano parlare con te. Dicevate che alcuni schiavi Zanj sono scomparsi. Non vedo come la cosa ti interessi, ma è così. Uno straniero, uno di quei ribelli, non lasciava in pace gli schiavi. Ah, ha parlato ecco con loro e quelli sono scomparsi. Senza dubbio è un conoscente di quel piantagrane di Ali ibn Muhammad. Non so altro. Ora vattene, prima che qualche pezzo grosso mi veda parlare con uno come te. Ehi, qui, da questa parte. Il califfo esorta ogni genitore... Che vuoi? Avete bisogno di qualcosa? Non qui. Ci sono troppe orecchie, se capite ciò che intendo. Certo, Saidi. Abbiamo dei tè assai pregiati nel retrobottega. Prego, da questa parte. Seguitemi. Siate naturali. Sì, naturale. 48 spade, 2 coltelli da lancio, il cappuccio. Naturale. Regolare, direbbe qualcun altro. Cazzo, cammini lento, mannaggia te, dai. Dimmi, qui non c'è nessuno. Raccontami, che sei l'ultima info che mi serve. Beh, qui non c'è nessuno. Che cosa volete? Chiedo scusa per la messa in scena, ma ci sono molti sguardi indiscreti. E questa furtività rende tutto emozionante. Ho visto la vostra fascia rossa e ho sentito degli schiavi scomparsi. Ne è sparito un altro da una fattoria qui vicino. E voi come lo sapete? Sono amico della famiglia. Il marito era tra i giustiziati. Ora anche il figlio è scomparso. La madre non è più in sé dall'apprensione. Pensavo che voi poteste esserle d'aiuto. Ditemi dove si trova la fattoria. Effettivamente sì. Poco a ovest di qui. Gli schiavi sono spesso diffidenti, ma se aiuterete quella donna, lo considererò un favore personale. Dovrei tornare da lì per riferirgli quanto ho scoperto. Oddio, piove a Baghdad? No, è il vento questo forse. No, sembrava piovesso e dopo... Questa poi... Cosa? Senti. Che cazzo ci fai lì? Io non lo so. Levati dai coglioni, dai. Ok, andiamo dalla donna. Qui schiavi tu poi, tra l'altro, come se fosse la normalità. Ma... Per fortuna non lo è più, non lo è più, ma non entriamo in questi discorsi, va. Non so nulla di ciò che mi dite. Ti ho detto che posso leggere nel pensiero. Eccoci qui. Non puoi dirmi nulla, ma parlerai. Ma c'è lì qui dentro? Dovremmo farlo. Ma che cazzo? O ne ricaveremo solo altri guai. Guai peggiori delle esecuzioni. Hanno ammazzato i nostri fratelli. Come fai a non capire? Ali, che vuoi fare? Questo non è nei nostri accordi. Io faccio ciò che va fatto. Non mi serve il tuo permesso. Hai scoperto qualcosa? Gli schiavi scompaiono ovunque a Jarjaraya. L'ultimo da una fattoria qui vicino. Andrò a controllare e cercherò di saperne di più. Bene. Il nostro amico invece trascorre le mattinate al porto per incontrarsi con chi crediamo sia un informatore del califfo.
Potresti trovare questo informatore e seguirlo. Forse scoprirai qualcosa. Nel frattempo io e Beshi faremo parlare il nostro amico. Questo è un errore, Ali. Lo vedremo. Bene, si sono aperte due vie, praticamente. Quella della fattoria, che abbiamo visto all'inizio, e questa dell'informatore. Credo che dovremmo farle entrambe. Quindi, sì. Andiamo prima l'una e prima dall'altra. Poco cambia a questo punto. Madonna, no, sta roba veramente la odio. Ma perché non puoi fammi dirmi dov'è? No, mi fa incazzare sta roba. Ma perché non puoi dirmi semplicemente che era lì? Devo usare l'aquila. Madonna, io sta roba non... Eccola, dai. Come suo padre. Forse è fuggito ed è al sicuro. O si è perso. Non credo, guarda. Se n'è andato. Devo ancora raccogliere i fiori per il funerale di mio marito. E ora se n'è andato anche mio figlio. Insomma. Il posto deve essere questo. Direi di sì. Bravo, Basim, complimenti. Chi siete voi? Cosa volete? Perdonatemi, non volevo spaventarvi. Il proprietario della sala da tè mi ha detto di voi. Forse posso aiutarvi. Non vedo come. Non vi conosco. Vi servono fiori per vostro marito. Anche io ho perso delle persone care senza poterle seppellire. Concedetemi l'onore di fare per voi ciò che non potei fare per i miei amici. Raccoglierò quei fiori. Ma pensavo mio marito mi coglieva sempre fiori di Santuareggia. Portatemene alcuni e li depositerò sulla sua tomba dopo la sepoltura, come ultimo dono. Sarà fatto. I fiori saranno qui intorno. Devo solo trovarli. Io pensavo andassimo a cercare il figlio, no? A raccogliere i fiori, cioè... Oh, vabbè, ok. Ci sono rimasto male, devo dire la verità. Va bene, palmeto. Spero non dover uccidere nessuno per prendere dei cazzo di fiori, no? Madonna, guarda qua. Guarda qua che han fatto. E qui dovrei trovare dei fiori. Controlla che l'aria. Tutto completamente bruciato. Scusami. Qui non ci trovo i fiori, immagino. No, infatti. Era un gatto? Ah, sì, ok. Stavo intrappolato dentro la casa. Tale padre, tale figlio. Nel senso peggiore che si possa essere del termine. Eccoli. No, dai, ma sti cazzo di serpenti di merda. Ma guarda che incredibile. Quanti ce ne sono? Ma basta. Serpentacci bastardi. Questi sembrano i fiori che mi servono. Sono fiori stupendi. I miei amici li avrebbero apprezzati. Effettivamente sì. Basim ha vissuto veramente un trauma non da poco. È normale che poi diventi, diciamo, ti salvano gli occulti e diventi ciecamente fedele a loro, ecco. Anche nonostante le incongruenze sottolineate dagli altri personaggi. Mettiamola così. Eccovi i fiori. Vi sono vicino. Sono fiori così eleganti. Mio marito li amava. Vi ringrazio. C'è qualcosa che posso fare per voi? Voglio scoprire chi c'è dietro la scomparsa degli schiavi, qui a Jar Jaraya. So che vostro figlio è tra loro. Sì, ho perso suo padre. Se perdessi anche lui, non potrei sopportarlo. Potete dirmi cosa stava facendo prima che scomparisse? Quando suo padre fu catturato, divenne molto inquieto. Iniziò a uscire di notte, finché non tornò più. Uscire di notte? Guarderò qui intorno. Forse troverò qualche indizio per capire l'accaduto. Ok. Ok. Oh. Ah, ma proprio... Forse questo... queste sono le orme del figlio. Molto The Witcher questa cosa. Che col suo...
naso più sviluppato degli umani seguiva le tracce. Noi abbiamo l'occhio dell'aquila invece. Ok, impronte. Impronte. Un leprotto. Leprotto. Impronte. Su, su. Le tracce conducono a quell'edificio. 100% chiuso. Entrare. Ovvio. Beh, per non saperne leggere né scrivere mi arrampicherei. No, forse no, sai. C'è poco olio. Ha lavorato fino a tardi. A cosa? Una lettera. Parla di una fattoria vicina. Sta cercando di farci giustizia da solo. Cosa ho scoperto. Sta cercando di farsi giustizia da solo. Che tendenzialmente, se avete giocato a qualche videogame, visto qualche film e ho provato nella vita reale, non serviva aggiungerlo. Non va mai a buon fine, tendenzialmente. Quindi sarà da andare a aiutarlo. Tanto parliamo con la vedova. Ho trovato una lettera di vostro figlio. Cercava gli uomini che hanno preso suo padre. Quello stupido! Ecco. Una fattoria vicina. Sapete a che cosa potesse riferirsi? Oh no. La fattoria di Do-Wan è piena zeppa di mercenari. Se è andato lì... Vi prego, trovate mio figlio. Se è ancora vivo, lo rimanderò da voi. Ve lo prometto. Bravo. Devo base, informare Ali. Ma prima dovrei cercare l'informatore. Ah, prima devo cercare l'informatore. Ah, ok. Quindi tu mi stai dicendo di fare prima... Prima questo. Prima l'informatore. Va bene. Non sono molto d'accordo, ma va bene, ci sta. Eccoci qua, siamo in zona adesso, sì, come sempre. Tocca rompersi il cazzo con ste cazzate. Lì ci sono dei nemici, nessun informatore. Però, ah no, la zona è quella. Ah, perché l'informatore è un nemico che fa la spia, giustamente. E cosa devo farci adesso con lui? Devo parlarci, devo ucciderlo, devo pedinarlo. Ho trovato quel che mi interessava. Vediamo dove mi porterai. Devo pedinarlo. Ok. Sgamare, Basin, per cortesia. Non perderlo di vista. Ok. Sarà fatto. Fermati dove sei. Come? Che cosa sei? Come? Esattamente. Dai, per piacere, Che cazzo, i tuoi amici non mi vedono neanche Dio buono se gli passo davanti e te ti giri di caso e mi becchi con un mezzo angolo di vestito fuori dal coso, dai, cortesia, diamo la stessa, o non vede nessuno o vedono tutti, cioè non è che certi sono ciechi e certi vedono, perché bene, fa parte della missione. Adesso resta dove posso vederti, intesi? Ma sì, è qua. È la quinta volta che fa avanti e indietro sto stupido. Sono qui. Ok, devo andare su quella panchina là.
ad ascoltare prima che mi dia missione fallita per qualsiasi ragione. Basim, scusami, ma ti tocca saltare un po' a caso così, che siamo di fretta. Ehi, ma che ti ha preso? No, tranquillo, mi siedo qua e sono scivolato dal tetto, non ti preoccupare. Oltre a quel ragazzo schiavo di cui ti parlavo, qualcuno sta ficcando il naso a Jar Jar Aya, facendo domande. Ah, è sempre quell'agitatore che abbiamo già segnalato, Beshi. Questo è nuovo. Nessuno sembra sapere niente su di lui. Che ci facciamo qui allora? Io devo consegnare delle lettere al capo e tu mi fai perdere tempo. Torna quando avrai un nome. Borseggia il soldato. Ah. Ok, lasciamolo passare. Si sono scambiati un qualche documento? Secondo voi devo uccidere quello dietro? Questi due stavano raccogliendo informazioni per un certo Dowan Bin Arslan. La fattoria di Dowan sarà sorvegliata. Prima dovrei pensare a un piano insieme a Dalì. Ok, abbiamo risolto in maniera fin troppo semplice questo caso. Adesso fatemi strappare un attimo un coso. Ci sincronizziamo qua sopra. Ah no, che palle. Ci sincronizziamo qua sopra e poi andiamo a parlare con Ali. Sei tornato finalmente. Che cosa hai fatto? Quello che dovevo. Sarebbe questa la tua famosa libertà. Io non seguo il tuo credo, né rispondo agli occulti. Questo è il prezzo della guerra. Beshi non approverebbe. Beshi non guida questa ribellione. Lui fa la sua parte e io la mia. Ora basta. Che cosa hai scoperto? Gli schiavi sono stati catturati su ordine di un certo Dowan Bin Arslan. Presto accadrà qualcosa di grosso. Ma non so cosa. Io sì. Quest'uomo ha detto che i miei uomini sono sotto interrogatorio e che poi verranno giustiziati alla villa. Ali, l'informatore, ha fatto il nome di Beshi. Lo stanno cercando. Che ci provino. Libera i miei uomini. Io preparerò l'attacco alla villa. Poi ci incontreremo vicino alla fattoria. Cioè, capite? È bella la tua predica sulla libertà. Se poi ti porta a fare questo scempio qui, capisci che allora tanto vale seguire la libertà degli occulti, no? Era quello che dicevo prima. Adesso liberiamo questi ribelli e cerchiamo di capire come proseguire. Credo che stiamo fomentando la ribellione, praticamente. Ah, cazzo, ma dobbiamo... Ustia, ok. Sì, effettivamente cosa mi aspettavo? Che fosse tutto... tutto bello, tranquillo. Una passeggiata al parco, cioè. Ovviamente sarà tosta. Ma in realtà... sì, non ce ne sono tanti. Il problema è che è anche un posto molto aperto in cui è difficile trovare dei ripari e magari fare le uccisioni dietro. Ma pezzo di merda. Hai rischiato molto, amico mio. Perdonami. Porca troia, ok. Allora, cerchiamo intanto di entrare qui. Io sono tranquillo. Beh, già il fatto che ti puoi nascondere in tutto questo popò di roba è tanta roba. Io comincerei così, sai, guarda. Si fa uno. Si fa due. E si fa tre. E questi ce li siamo tolti dai coglioni. Così, easy, che questo era anche uno di quelli corazzati. È sgravata sta roba veramente in una maniera incredibile. Però è altrettanto incredibilmente bella. È proprio figa sta animazione. Ah, c'era uno qui dietro. Ma porca. Ali vi aspetta fuori dalla fattoria. Su, andate. Fuori. Non mi Così non va.
figlio della vedova non c'è. Mamma mia, il combattimento in sto gioco, Madonna santa. Vabbè. Allora, altri ribelli dove sono? Vediamo se lui è quello che stiamo cercando. Tua madre ti sta aspettando. Sì. Posso ancora tornare? Hanno ucciso mio padre. Calmati. Batterò con gli altri. Calma, che fai una brutta fine. Bene. Raggiungi Ali alla fattoria. Okay. Sono tutti liberi. Devo tornare da Ali. Ah, pensavo ce ne fossero di più. Ok, ok, vabbè, dai, non l'ho giocata benissimo. Sono dovuto scappare un po'. Forse avrò tagliato, vabbè. Cazzo, mi hai fatto cagare addosso. Vabbè, l'importante è che abbiamo fatto. Poi come secondaria l'importanza. Tu vieni con me nell'oltretomba. Via. Via, torniamo da lì e scateniamo la ribellione a questo punto. Non mi è chiaro, forse sì. È qui dietro, guarda, 70 metri, adesso lo scopriamo subito. Questo Ali, devo dire, mi sta sempre meno simpatico, eh. Faceva tanto il perbenista e qua e là. Figlio della vedova, cazzato come un mostro. Ci sono tutti? Dowan bin Arslan morirà presto. Aspettiamo solo te. Sono pronto. Andiamo. Vi hanno strappati alle vostre case quando eravate lì. Ah, così proprio? Per farvi morire nei loro campi. Deo. Come schiavi. Hanno massacrato i nostri fratelli a Sharkeia. E ora si sono presi altre vite. No! Ora basta! Vi ho promesso una nuova vita. Ho dato la mia parola. Sempre più uomini si uniscono a noi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah è con noi. Siamo nel giusto. E giustizia sarà fatta. Allah è grande. Allah è grande. Allah è l'unico e il solo. E Allah è grande. Allah è l'unico e il solo. Sì, ok, però siamo in 7. Adesso io. L'unico giudizio spetta ad Allah. Incazzati come dei mostri, però, eh. 7, ma incazzati come dei mostri. Fai mangiare, va, che qua mi servirà. Cosa? Io non volevo farla, cioè vorrei farla stealth sta roba, il combattimento è veramente orribile. Senti, ma se io faccio così? Ora sai che sono la tua fine. Altro vi proveranno. La vostra rivolta morirà. Perché non muori? Ah, ok, dai. È bastata una bomba fumogene, però le povere. Voglio un rapporto completo sui progressi di questa settimana. In particolare Al Aes. Ma che nomi. Vuole sapere chi sia lo straniero ficcanaso che si aggira per Giargiaia. Giargiaraia era. Ti consiglio di fare tutto il possibile per scoprirlo, per il tuo bene. Ok, ti aspettiamo al circolo degli ufficiali. Circolo degli ufficiali, interessante, eh? Sei contento Ali adesso? Grande battaglia siumica di un minuto e mezzo? La vittoria, in molti si uniranno a noi. Dowan bin Arslan aveva degli ordini. Doveva fare rapporto ai superiori al circolo degli ufficiali di Sharkeia. Forse quei superiori hanno ordinato le esecuzioni. Ci sono dei nomi? Ci sono nomi in codice. Al-Ruh e Al-Aeshme. Solo l'ordine usa tali nomi. Vado a cercare informazioni al circolo. Buona fortuna. Io attenderò il ritorno di Beshi. Sta attento, Ali. Il califfo vi darà la caccia dopo questo attacco. Ci sono cose che dobbiamo affrontare se vogliamo essere liberi. Dovrei andare al circolo degli ufficiali di Sharkeia.
Ok, caso chiuso. Con un gameplay di dubbio gusto, però efficace. Ecco, mettiamola così. Abbiamo in pratica chiuso... sì, abbiamo in pratica chiuso un caso intero oggi. E direi che allora a questo punto l'episodio può finire qui, sinceramente. Abbiamo fatto, nel prossimo episodio faremo questo. Che se il gioco funziona come nelle altre parti, ci dovrebbe portare al capo di zona... che ci collega poi nuovamente al grande capo, quindi qui potrebbe aprirsi un'altra cosa che poi ci collega qui e poi finire col quarto distretto. Questa sarebbe l'idea. Spero questo video vi sia piaciuto. La storia si fa sempre più intricata, devo dire la verità, ma anche interessante perché l'ordina le mani dappertutto. Vediamo cosa scopriamo nel prossimo episodio, che sarà domani, e quindi ci vediamo domani. Grazie per essere arrivati fino in fondo. A domani, ciao boys.